Open your eyes. Inside, in this wonderful city of the heart. Ho finito di modellare la scultura per celebrare i 40 anni da quando mi è stata rivelata la conoscenza per conoscere dentro di me la mia realtà e starci in compagnia. Perché stare in compagnia della realtà che mi è stata rivelata 40 anni fa significa sentire un bellissimo sentimento. Può essere chiamato pace, può essere chiamato gioia, può essere chiamato felicità. Non costante, ovviamente, ma bastano anche solo un piccolo momento, un attimo, catturato, e dà senso al resto di tutta la giornata. Però grazie all'assistenza del mio boss, il mio capitano di cui ci sono i gradi messi come simbolo di tutti i comandanti piloti, mi ha fatto conoscere e approfondire il punto di non farmela scappare. Questa lampada di Aladino funziona, la si perde ma la si ritrova in un attimo, per cui sono contento di essere arrivato alla fine di questo lavoro per me molto importante e che amo fare vedere. Peace is something that resides within. Prima di tutto vorrei augurare a tutti un felice anno nuovo. So che molte persone faranno dei propositi e ognuno ha già un'idea di come vorrebbe che fosse il nuovo anno. Tutto è possibile, ma più importante di tutto, la cosa più importante che è possibile è che in questo anno nuovo voi siate appagati. Che siate veramente felici e non a causa di una cosa o di un'altra o perché la tal cosa accada o non accada, ma essere felici dalla fonte, la fonte che voi siete, e comprendere che siete voi quella fonte, comprendere che siete la fonte della gioia per voi stessi, comprendere che per voi stessi siete la fonte della chiarezza, della comprensione. Queste sono cose che dimentichiamo. È facile mettersi lì a dire felice anno nuovo e augurare a qualcuno un felice anno nuovo, ma cosa sappiamo della felicità? Cosa sappiamo di cosa significhi la felicità? Cosa sappiamo di dove realmente risieda la felicità? Che risiede nel nostro cuore, che risiede dentro di noi, che quella è la felicità che vogliamo. E tante volte guardiamo le circostanze esterne, guardiamo le cose esteriori, che se potessero cambiare allora potremmo essere felici, ma ciò non ha niente a che fare con quello che è la vera felicità. La vera felicità viene da dentro di voi e ha a che fare con chi siete e con la vostra capacità di comprendere, il vostro impegno, l'impegno verso quel bellissimo voi che già esiste dentro di voi. Quindi sì, a noi piacerebbe molto che cambiasse la nostra situazione esteriore, magari, e forse ci piacerebbe che la nostra felicità dipendesse da quello, ma la vera felicità non dipende da quelle cose. Quest'anno, che arriva, 2020, come sarebbe se riuscissimo a mettere insieme le nostre risorse, la nostra capacità di comprendere, la nostra chiarezza, per farne un mondo migliore per tutti, non solo per noi stessi, ma per tutti. E naturalmente per poterlo fare dobbiamo iniziare da noi, da ciascuno di noi. Perciò dobbiamo prendere quell'impegno verso di noi e poi prendere quell'impegno verso questo mondo per farne un mondo migliore.